siamo d'accordo, diamo la parola al dottore Ruzza. Il dottore Ruzza spiega questo documento che riguarda tre annualità della TASSU, che era quella che si pagava, che pagavamo tutti fino al 2013, e della TARI, che si paga invece nel 2014-2015. La parola al dottore Ruzza. Allora, il manifesto contiene un primo dato relativo al 2015, è quello più importante, quello che colpisce di più, cioè in pratica noi avremmo chiesto ai cittadini 1.273.000 euro in più rispetto ai costi. Il dato iniziale immediatamente da depurare è che tra le entrate del Comune figurano 835.000 euro che solo ed esclusivamente una partita contabile, cioè dal 1 gennaio 2015 gli enti locali hanno avuto un nuovo sistema di contabilità che impone che laddove un tributo si riscuota oltre la data di approvazione prevista per il consuntivo, che nel nostro caso era 30 aprile 2015, la data non va accertata ed imputata sull'anno di riferimento, sul 2014, ma sul 2015. Nel nostro caso l'ultima rata del 2014 scadeva il 16 maggio 2015 e quindi questa rata va stralciata dal 2014 e portata sul 2015. Quindi il primo dato importante da depurare sono questi 835.000 euro che si tolgono dal 1.273.000 euro. Poi tra gli accertamenti del 2015 ci sono circa 140.000 euro di ruoli suppletivi, cioè in pratica sono ruoli che contabilmente si accertano nell'anno 2015, che però ovviamente sono suppletivi, cioè nel senso si riferiscono all'annualità precedente, quindi vanno stralciati contabilmente dagli accertamenti 2015 ed imputati sul 2014. Poi il discorso per quanto riguarda l'evasione. L'evasione è un'entrata tributaria straordinaria e per un principio contabile storico e attualmente rafforzata dalla nuova contabilità, questa entrata straordinaria non può essere portata a coprire spese ordinarie come sono quelle del servizio rifiuti. C'è una sentenza alla Corte dei Conti alla quale questo Comune si è adeguata dal 2013, che dice sostanzialmente questo, cioè in pratica questa è una specie di fondo di riserva che il Comune accantona per fronteggiare le minori riscossioni che dopo vedremo sono in una dimensione preoccupante. Questo va nel fondo crediti di esigibilità? No, questo non c'entra con il fondo crediti di esigibilità. Per quanto riguarda invece il 2014, ovviamente le dimensioni si riducono, ci sarebbe una differenza di 242.000 euro, ma è, deriva principalmente dal fatto che sul 2015 noi incassavamo insieme alla TARI, incassavamo un tributo ambientale tecnicamente definito TEFA che mettiamo dal 2015 tra le partite di giro, quindi non incide sugli equilibri tra entrata corrente e spesa corrente. Sul 2014 invece la TEFA è una tassa che i cittadini pagano nel loro ruolo, che il Comune incassa e che dopo aver fatto la verifica dei conti gira alla provincia. Quindi contabilmente però nel 2014 che cosa facevamo? Questa vale il 4%. Incassavamo sul capitolo della TARI e invece avevamo un capitolo specifico sulla spesa corrente. Ovviamente c'è il costo del servizio rifiuti, a questi va aggiunto il capitolo 195, che è il capitolo che ci consente di, una volta incassate, di trasferire le somme alla provincia. Quindi, e poi ci sarebbe sempre il discorso, che non ripeto, sull'evasione. Avremmo incassato nel 2014 evasione per 88.000 euro, ma questa evasione, come detto, è un'entrata straordinaria che noi accantoniamo per fronteggiare una serie di entrate che stiamo cercando di incassare in maniera coattiva. Il contributo del Ministero dell'Istruzione è un contributo che il Ministero eroga a consuntivo dopo aver verificato le disponibilità
che diciamo, lo Stato mette in sede di legge di stabilità. Quindi questo contributo noi lo consideriamo, lo accantoniamo, sempre per fronteggiare questo squilibrio notevole che c'è tra entrate riscosse e costi che noi paghiamo. È bene precisare subito, cioè noi il servizio rifiuti lo paghiamo mensilmente e il servizio rifiuti 2015 lo abbiamo già integralmente pagato a febbraio marzo del 2016, è totalmente chiuso, mentre le entrate che dovrebbero servire per pagare questo servizio ancora le stiamo per un circa un 25% le stiamo ancora riscuotendo. Lo stesso discorso vale per il 2013, 231.000 euro, di questi 231.000 euro 138 sono la TEFA, cioè un capitolo che va aggiunto al costo del servizio, e c'è il discorso di 77.000 euro sull'evasione e 20.000 euro per il diurno. Ma il dato, diciamo, che più ci preoccupa è che noi emettiamo ruoli per 100 e di questi 100 incassiamo soltanto 70, 72, 75. Ad oggi, solo su queste tre annualità, noi dobbiamo incassare ad oggi 886.000 euro circa per l'anno 2013. Per il 2014 dobbiamo incassare 932.000 euro e per il 2015 1.200.000 euro. Quindi ad oggi, dopo che noi abbiamo sostenuto interamente tutti i costi del servizio rifiuti, quindi abbiamo anticipato per cassa, ad oggi dobbiamo avviare le procedure di riscossione per circa 3.020.000 euro. Ovviamente questi sono dati che risultano dai consuntivi da cui è possibile vedere quali sono stati gli incassi. Quindi questi dati come l'hanno fatto? Allora, io credo che la prima conclusione, perché il dato più importante è quello del 2015, se togliamo 835 più 139 vi rendete conto che c'è già la bolla si è sgonfiata, la bolla è scoppiata. Il secondo punto che vorrei mettere in evidenza è che mai e poi mai né l'amministrazione del 2013, che non era la mia, né quella del 2014, che non era la mia, avrebbero mai emesso un euro in più di fatture. Considerate che i ruoli sono delle fatture che il Comune emette ai cittadini. Noi dobbiamo avere un bilanciamento e un pareggio fra quelli che sono i costi del servizio e i ricavi. Spendiamo 4 milioni, dobbiamo avere 4 milioni di ricavi, non un euro in più. E questo è quello che è stato puntualmente fatto da sempre, da quando, più o meno dal 2007, c'è l'obbligo di garantire che il servizio venga coperto al 100% allora dalla TARSU, oggi della TARI. Quindi, primo punto, primo dato. Noi non abbiamo chiesto un euro in più ai cittadini, non c'è quindi alcun mal tolto, come ha scritto qualcuno, ma siamo in una situazione di totale pareggio. Anzi, noi abbiamo un problema, che è un problema che hanno tutti i comuni d'Italia, un po' meno del nord, un po' di più del sud, e anzi devo dire che questo 25%, che è preoccupante perché ovviamente in un comune come il nostro solo su triennalità vuol dire più di 3 milioni di euro, sono 3 milioni euro di crediti che noi abbiamo con i cittadini e con le imprese e con le famiglie, e dobbiamo fare necessariamente questo recupero crediti. Altrimenti che cosa succede? Che i cittadini che hanno pagato o che pagano la tassa dei rifiuti saranno costretti a pagare anche per coloro che non pagano. Quindi non solo non c'è, ripeto, un euro in più di fatture emesse, a prescindere che siano state pagate o non pagate, ma noi abbiamo un credito molto forte che naturalmente ci preoccupa, perché siccome i costi sono certi e purtroppo i ricavi non sono altrettanto certi, perché insomma, capite, recuperare 200 euro ad una famiglia, che si fa? La si affida a quali procedure coattive di recupero? È molto complicato. Allora, quindi, punto primo, non abbiamo rubato un euro a nessuno. Un euro a nessuno. L'emissione dei ruoli è esattamente pari al costo sia nel 2013 che nel 2014 che nel 2015. Secondo punto, abbiamo noi crediti con, ripeto, famiglie ed imprese, e dobbiamo in qualche modo immaginare una soluzione per questo.
Terzo punto, noi dobbiamo continuare a fare la lotta all'evasione, perché la lotta all'evasione è l'unico dato che può in qualche modo diminuire il delta che c'è fra i ruoli che vengono emessi e quello che poi viene effettivamente incassato, perché è ovvio che più la crisi economica è forte e più le famiglie magari hanno difficoltà a pagare la tassa dei rifiuti. Quindi io credo che questo lavoro che è stato fatto in questi 3 giorni, perché il dottore Ruzza è da venerdì pomeriggio che ha in qualche modo ricostruito i dati che vengono fuori da 3 consuntivi, più ovviamente il bilancio di previsione del 2016, è un lavoro, come dire, non smentibile, che per soli motivi di tempo non abbiamo anche affidato al Collegio dei Revisori per una ulteriore asseverazione, ma ripeto, smentiscono totalmente i dati di questi consiglieri, che probabilmente mal consigliati da qualcuno che i dati li ha letti e che probabilmente non li ha capiti bene, ha prodotto un documento che rischia di ingenerare confusione. Io non sto qui a dire la minoranza facesse la minoranza e dicesse quello che vuole, ma lo dicesse sulla base di dati attendibili, perché altrimenti è già molto complesso, come immaginate, parlare di queste cose, ma insomma diventa ancora più complesso spiegarlo. Non è un caso che nella Costituzione italiana, quella fatta dai padri costituenti, 46 e 47, c'è un articolo che riguarda i referendum abrogativi. Si possono abrogare tutte le leggi, tranne quelle che riguardano i tributi e le tasse. Perché a nessuno piace pagarle, insomma sarebbe facile abrogare tutte le tasse. Il problema è che il servizio di raccolta dei rifiuti, che è un servizio che peraltro sta registrando netti miglioramenti in termini qualitativi e in termini di risultati, il servizio costa perché lo si fa porta a porta, costa perché non lo si fa più dai cassonetti. Credo che questo abbia notevolmente migliorato alcune situazioni, perché vi ricorderete che ancora a dicembre 2014, soprattutto a Martiri e a Cardito, c'erano cassonetti indecorosi ovunque. Oggi non ci sono più, e credo che gli arianesi che verranno ad Ariano nel mese di agosto si renderanno conto di questa novità. Ma ripeto, quello che mi dispiace è, ripeto, registrare anche un'aggressività, toni molto aggressivi, soprattutto intorno a Facebook e dintorni, da parte di chi probabilmente pensa che i propri dati siano Vangelo e non li ha nemmeno confrontati, almeno per una necessità di togliersi un dubbio, con l'area finanziaria, con l'ufficio finanziario, che è un ufficio a totale disposizione dei cittadini e ovviamente anche dei consiglieri comunali. Siamo a disposizione per vostre domande, se ci fossero necessità di ulteriori chiarimenti. Quindi quel dato che danno del, diciamo, recupero del 45% del 2016 è totalmente... Dottoressa, noi siamo in una situazione completamente opposta. Noi abbiamo da fare il recupero crediti, noi non abbiamo, ma noi sarebbe non solo illegittimo, probabilmente persino illecito, emettere un ruolo che abbia anche un euro in più. Noi dobbiamo, anche perché quando si emette il ruolo si ipotizza che tutti pagano. Se noi già sapessimo che il 25% non pagano, anziché emettere un ruolo di 4 milioni le metteremmo di 5, tanto poi c'è un 25%, non si può fare. Il ruolo che deve essere emesso dall'ufficio, ed è, ripeto, un atto di natura gestionale su cui noi entriamo in consiglio comunale, il consiglio comunale è il soggetto competente ad approvare il costo, cioè dice il costo della raccolta differenziata, dello smaltimento, dello spazzamento, è questo. E noi su questo costo, una cosa che probabilmente non abbiamo scritto nel... non abbiamo caricato altri costi più o meno occulti, noi ci siamo tenuti bassissimi, noi abbiamo il costo dei nostri operatori ecologici come costo interno, il costo interno dell'ufficio che naturalmente deve imbustare tutti gli accertamenti, li deve inviare, i ruoli e così via, più qualche persona che di fatto si occupa di tassa rifiuti dalla mattina alla sera, 36 ore settimanali, per poter garantire appunto questo livello di incassi. Ripeto, c'è l'errore clamoroso, non hanno considerato la TEFA, c'è l'errore clamoroso perché non si sono resi conto che nel 2015 si è incassato 835.000 euro del 2014, la lotta all'evasione sicuramente riguarda nei casi che sono stati esplicitati anni precedenti, quindi non si somma alla TARSU del 2010 recuperata
con la Tari del 2015. Insomma, sono errori francamente sconvolgenti, soprattutto se si pensa che probabilmente ci sono zampini di ex consiglieri comunali che insomma dovrebbero essere abbastanza competenti in questo settore. Quindi ribadisco il concetto: noi non emettiamo un euro in più di quello che è il costo, pur nella consapevolezza che c'è il 25% di persone che non pagano. Non pagano, naturalmente non solo non gli consentiremo di non pagare, proveremo a fare tutti i recuperi possibili, ma ribadisco il concetto, dobbiamo evitare che ci siano sacche di evasione o sacche anche di sofferenza, perché probabilmente sono legati ad una sofferenza delle famiglie e delle imprese in questo momento, perché altrimenti il 75% dei cittadini che pagano, per legge, non lo dice, no, c'è una legge chiarissima del 2015 che dice queste cose, finiranno per pagare anche per coloro che non pagano. Quindi avrebbero il danno e la beffa. E su questi 3 milioni come pensate di agire? Questa è una bella domanda, nel senso che ovviamente per evitare, fino a che non diventeranno inesigibili, cioè fino a che sostanzialmente il concessionario dei tributi non ci dirà guarda che tizio non paga oggi e non pagherà nemmeno domani, fino a che non diventano inesigibili effettivamente, noi li continuiamo a tenere, diciamo, in bilancio in questa voce che è residui attivi. Quando prenderemo atto che ci sono persone che non pagano né oggi né fra 5 anni, a quel punto li dovremo cancellare e dovremo trovare le risorse da un'altra parte, che è in genere con gli altri cittadini. No, non io, adesso non è, cioè, voglio dire, guardate, io vi dico una cosa, questi sono cose anche delicate, cioè parlare con le tasse, oppure qui è successa una cosa gravissima nel 2013. Nel 2013 il commissario prefettizio, quindi non sicuramente il sindaco né Mainiero né io, hanno cambiato il regolamento della tassa rifiuti e hanno detto anche coloro che stanno a 4 km e 990 metri dai cassonetti pagano il 100%. Si è cominciato a fare un po' di attività politica, a dire cose, non si paga, non bisogna pagare perché adesso arriva il nuovo sindaco e cambia il regolamento. I regolamenti si cambiano nell'anno, entro una certa data, nell'anno 2014 non si può cambiare quello che è successo nel 2013. Molti cittadini non hanno pagato, avevano detto che c'era un ricorso al TAR che non è stato mai discusso, in più c'è qualcuno che ha fatto ricorso in commissione tributaria e ha perso. Questo che cosa determina? Questo, il 2013 c'è una quota a 886 mila euro del 2013. Molti cittadini intelligentemente non hanno creduto a certi pifferai e hanno pagato. C'è anche quelli che hanno detto ma tanto adesso ce la tolgono, adesso ci fanno lo sconto, adesso non ci fanno pagare il 40%. Questa è una cosa sbagliata, per cui su questa materia, voglio dire, sulla materia tributaria, sulla materia delle tasse, della tariffazione, non è una materia su cui si può scherzare. Non si sollecitano le class action, non si sollecitano i ricorsi in commissione tributaria, uno perché costano, due perché poi si perdono e tre perché poi si rischia di pagare il doppio. La tassa 2020, il comune ha sostenuto una spesa di circa 4 milioni di euro, giusto? Sì, più o meno. Noi del manifesto leggiamo che abbiamo aumentato di 1.235.000. In realtà, innanzitutto 835 non ci sarebbero. Tu ci confermi che noi abbiamo speso 4 milioni, tu ci confermi che abbiamo emesso bollettini per 4 milioni circa. Senza dubbi. Poi, a maggior ragione, noi sui 4 milioni che abbiamo speso ne incassiamo 3. No, per adesso 2,8. Cioè, abbiamo 1.200.000 di crediti. Questo è un concetto che secondo me deve essere chiaro. Abbiamo 1.200.000 euro di crediti pagati con già, i cittadini. Già pagati. Per 4 milioni, ma in realtà tra indigenti, evasori, eccetera, noi ne incassiamo circa poco meno di 3. La procedura è molto complessa. Significa che un milione noi lo mettiamo di cassa, adesso sì, dai, di cassa. Dopodiché se diventano inesigibili, come ha detto, dobbiamo
accantonare degli importi per poterli pagare. Adesso sapete che abbiamo un milione in più. Noi in realtà abbiamo un milione in meno. Perfetto, il chiarimento. Credo che tua moglie abbia capito molto bene la situazione. Ripeto, la cosa, io mi dispiace, soprattutto un dato, ripeto, che insomma si scherza con una materia delicatissima. Se c'era questa, a parte che noi questa cosa l'abbiamo già chiarita nel Consiglio Comunale del Bilancio di Previsione 2016, nel consuntivo, ci fu una precisa domanda di un consigliere della minoranza che disse: ma io non ho capito, ci sta, sembrerebbe che ci sia un incasso in più, e si disse, si spiegò bene, il dottore Ruzzo spiegò bene, che era relativo a, diciamo, ruoli emessi nel 2014 ma pagati nel 2015. Dopodiché, insomma, poi voglio dire, la Tefa è noto che la provincia, il comune incassa su quello che voi pagate il 4%, lo prende e lo gira alla provincia, che è una tassa ambientale, che è una delle poche entrate che la provincia riceve direttamente. E anche su questa storia del contributo mio, figuriamoci se erano 20.000 euro, che su 4 milioni fanno sbalzare. Naturalmente anche questo va in qualche modo a neutralizzare, non del tutto, perché vedete, stiamo parlando di 3 milioni, a neutralizzare una parte dei crediti che purtroppo non riusciremo ad incassare. Ma comunque le voci residui attivi sono tutte controllabili, perché ogni anno al 31 dicembre noi sappiamo esattamente quello che si è incassato e quello che non si è incassato. Quello che non si è incassato diventa residuo attivo. Mi dispiace adesso doverlo spiegare, sembra quasi, però naturalmente sono cose un po' complicate da spiegare, che però meritavano un minimo di informazione in più. Naturalmente l'obiettivo dell'amministrazione è di ridurre il costo del servizio. L'anno scorso, nel 2016, nel 2015 abbiamo avuto un costo abbastanza elevato, nel 2016 è leggermente meno elevato, c'è la possibilità ancora, riapriremo i termini, per le famiglie molto in difficoltà o per coloro che vivono da soli, di avere una riduzione nel limite di 119.000 euro. Riapriremo la possibilità di fare le domande, in modo che se qualcuno non ha fatto domanda, gli uffici sono a disposizione anche per assistere. L'obiettivo è di spendere un po' di meno, non sarà facile naturalmente, ma se c'è sempre la collaborazione dei cittadini a diminuire l'indifferenziata, naturalmente questo obiettivo si può raggiungere. Ma che noi abbiamo messo le mani nelle mani dei cittadini prendendoci un euro in più non è vero, anzi per la verità avremo 3 milioni di crediti da recuperare. Grazie a tutti per questa conferenza. No, assolutamente, nessun mal tolto, anche se ci rendiamo conto che i cittadini hanno una pressione tributaria da parte di tutti, lo Stato, la Regione, magari anche il Comune, piuttosto elevata. Ma noi abbiamo emesso ruoli esattamente pari al costo del servizio, nemmeno un euro in più, anzi le cifre sono completamente campate in aria, sono state smentite puntualmente nel documento che abbiamo consegnato alla stampa, alle televisioni, alla radio. Riteniamo che è stata fatta grande confusione ed è davvero un peccato che si facciano queste speculazioni su una materia così delicata come quella tributaria, che vede già gli enti locali in tutta Italia in difficoltà, perché molte famiglie, molte imprese non sono in grado di pagare interamente il costo del servizio che gli viene fatturato, che gli viene inviato dal Comune. Il Comune vanta un credito di 3 milioni di euro dei cittadini. 3 milioni solo sugli ultimi 3 anni. Naturalmente una parte di questi incassi avvengono anche negli anni successivi e credo che questo sia uno degli errori del manifesto che è stato pubblicato da qualche giorno a questa parte. Naturalmente questa attività di recupero crediti dobbiamo farla, dobbiamo fare e dobbiamo continuare a fare la lotta all'evasione, altrimenti rischiamo che i cittadini che pagano pagheranno un po' di più per colpa di quelli che non pagano. E allora è obbligo del Comune di fare tutto il possibile per arrivare a fare il recupero crediti necessario rispetto appunto alle famiglie, rispetto alle imprese che purtroppo non hanno pagato ancora ad oggi. Sono previste delle agevolazioni?
Quest'anno, nel 2016, abbiamo avuto un costo più basso del servizio di oltre 100.000 euro rispetto all'anno scorso e il Consiglio Comunale, su proposta della maggioranza, ha ritenuto di applicare una scontistica alle famiglie che pagano il 100% e che magari chi vive da soli, pensionati con redditi ISEE molto bassi o lo stesso con famiglie numerose con ISEE basso, che possono rifare domanda al comune in modo da ottenere uno sconto del 30%.